Radio Stereo 5 presenta Le storie di Jimmy. Le storie di Jimmy. Bentrovati al nostro appuntamento con le storie di Jimmy e ovviamente con me Jimmy Basilotta. Ciao Jimmy, bentrovato. Ciao, buongiorno a tutti. Oggi siamo in Valle Maira e parliamo di animali, o meglio del rapporto fra l'uomo e l'animale. C'è sempre qualcosa da dire, no? In questi rapporti con gli animali, anche perché siamo un po' animali anche noi, diciamolo, certo, quindi. E poi voglio dire, nella vita delle montagne il rapporto simbiotico tra l'uomo e l'animale è veramente fondamentale ed è stato fondamentale per la sopravvivenza. Assolutamente, in quante cose ci hanno aiutato gli animali. E questa è proprio una storia di come gli animali possono salvare gli uomini. Sentiamo questa storia di oggi. Bene, siamo in Valle Maira, per l'esattezza siamo nello spartiacque tra la Valle Maira e la Valle Stura. Tanto, tanto tempo fa, forse al tempo dei nostri nonni, il colle che sta tra il piano della Bandia e il padrone di Marmora, tra le valli Stura e Maira, non aveva un nome. Forse questo fatto non aveva molta importanza per i pastori e le pecore che lo attraversavano ai primi giorni di giugno per fermarsi d'estate sui pascoli d'alta montagna. Nessuno, né pastori né bestie, aveva bisogno di un nome per superare quel colle. Un'estate salì ai pascoli di montagna, come faceva ogni anno, una famiglia di pastori. C'era il padre, c'era la madre e c'era anche una bambina. E c'erano le pecore, due cani e un mulo che tirava il carro con le provviste e tutto quello che serviva per fermarsi lassù fino all'autunno. Quell'anno, verso la metà di ottobre, il freddo arrivò all'improvviso. Come succede spesso in montagna, anche quando sembra che l'estate non debba ancora finire. Ed era così pungente che lo sentivano anche gli animali, che come tutti sanno capiscono meglio dell'uomo le parole del vento e i colori delle nuvole. Fu così che il pastore, alzati gli occhi prima al cielo, alle rocce grigie dei monti e poi agli animali, decise che era giunto il momento di tornare a valle con tutta la roba che gregge. Furono fatti i preparativi in fretta e davanti il mulo col carro, pastori, pecori e cani si incamminarono sui ripidi sentieri del colle per ridiscendere al piano. Non erano passate due ore da quando si erano mossi che il cielo si gonfiò come un cuscino di piume e cominciarono a volare i primi fiocchi di neve. Il padre, la madre e persino la bambina cercarono di affrettare il cammino, spingendo il carro che il muro tirava a fatica. Ma la lunga gobba del colle era ancora molto lontana. Decisero allora di attendere il nuovo giorno per proseguire e si accamparono alla meglio sotto il carro, stretti stretti per ripararsi dal freddo e dalla neve. Durante la notte, però, continuò a nevicare così fitto che al primo mattino il gregge, il mulo e il carro erano sommersi da un metro e più di bianchissima neve. A quel punto il pastore sciolse il mulo dal carro, sembrandogli di poter in quel modo dare un poco di aiuto anche alla bestia, rimasta per tutta la notte senza riparo. Ma appena libero, l'animale voltò il muso prima a guardare un punto davanti a sé, poi sul padrone, quasi volesse rassicurarlo. Con grande stupore dell'uomo, si mosse a fatica nella neve, sprofondando ad ogni passo, ma continuò ad andare senza esitazione, sordo ad ogni richiamo verso il punto dove poco prima aveva guardato. Stava andando verso casa. Quando giunse al primo villaggio oltre il colle, i montanari del luogo, nel vederlo, capirono che era venuto per chiedere soccorso e, girandogli intorno, lo interrogavano guardandolo negli occhi. Il mulo, come aveva fatto col suo padrone alle prime luci dell'alba, così fece con quegli uomini già pronti a partire verso la montagna. Accennò a muoversi, si fermò voltandosi come per assicurarsi di essere seguito. Poi continuò ad andare verso il colle da cui era venuto. Così avvenne che la nostra famiglia di pastori, il loro gregge e i due cani furono tratti in salvo. E così pure da quel giorno ormai molto lontano, il colle della nostra storia fu chiamato il Colle del Mulo. Ed ebbe, e gli rimarrà per sempre, un nome come è giusto che l'abbiano tutti i luoghi del mondo.
Che bella storia, quasi commovente. Esatto, è veramente una storia tenera, però vabbè, al di là della leggenda davvero racconta questo rapporto simbiotico di vita comune del montanaro con gli animali. Ma poi con il mulo in particolare, oltretutto sono animali molto intelligenti, oltre che testoni, perché si dice, no, sei testardo come un mulo, ed è verissimo, perché sono proprio testoni, però sono di una simpatia incredibile e sono anche intelligenti. Certo, e non dirlo a me che dopo il cammino che abbiamo fatto quest'anno, bravo, è veramente stata una rivelazione, il camminare con muli e asini insieme è stata veramente un'esperienza bellissima. Ricordo molto bene, infatti avevamo parlato già di muli io e te in quell'occasione durante i nostri collegamenti e già usciva, no, proprio tutta questa simpatia nei confronti di questi animali davvero carini. Jimmy, io ti ringrazio per essere stato con me anche oggi, l'appuntamento come sempre alla prossima settimana con una nuova storia. A presto. Grazie a voi per l'attenzione, un abbraccio a tutti. Le storie di Jimmy. Le storie di Jimmy.